Buongiorno, eccoci al consueto appuntamento del giovedì con la rubrica Family dedicata al benessere. Oggi ci vediamo insieme una bella lezione di yoga. Tra l'altro impareremo così anche un po' qualche segreto per riuscire a tenere sotto controllo lo stress. Ne parliamo con Alicia Muradoro, faccio sempre fatica a pronunciare il nome, Alicia. Con la Zeta, sì. Va letto così come è scritto, sì, Alicia. Sì. Alicia Murador di Flor de Vida e abbiamo una delle sue allieve, Angela Costantini, che oggi ci farà alcune dimostrazioni qui direttamente in studio. Qualche esame. Quindi diciamo anche ai nostri amici telespettatori, no? Che se vogliono possono organizzarsi un attimo a casa e seguire la voce di Alicia mentre ci spiega appunto che cosa dobbiamo fare per risolvere almeno in parte i nostri problemi di stress. Sì, innanzitutto io vorrei spiegare di stress un attimino, che effettivamente non manca. Innanzitutto vorrei spiegare un attimino che cos'è lo stress. Adesso è visto in una forma negativa, però in verità lo stress è una reazione del corpo a una stimolazione esterna. E questo è una cosa in verità in natura positiva, perché è quella che ha permesso all'evoluzione. È tutto il sistema che entra in atto per attivare la fuga o l'attacco, no? Il momento di difesa, quindi che ci può salvare da una situazione di pericolo. In effetti ci sono anche queste sensazioni, no? Voglia di fuggire quando ci si trova, no? In determinati ambienti. Il battito cardiaco aumenta, ci sono accelera. Una serie di cose che entrano in atto. Attacchi di panico. Sì, quello è una conseguenza. Infatti lì volevo arrivare, che c'è lo stress positivo, che quindi è quello che ci può salvare da una situazione di pericolo, però effettivamente nella società d'oggi di vero pericolo poche volte succede, a meno che non siamo attaccati da qualcuno per strada o cioè dobbiamo scappare, non lo so, è difficile trovarsi in una situazione di pericolo. Mentre quando lo stress viene portato... C'è però chi si sente in pericolo costante, difatti è la mente. Non sa che cosa troverà dietro l'angolo. È la mente, infatti anche di questo voglio parlare oggi. Perché spesso e volentieri lo stress che subiamo è tutto mentale. Allora, abbiamo parlato di stress positivo. Sì. Parlando di stress negativo è quando questa situazione di allerta permane nel tempo. Ovviamente in questo caso non si tratta più di una reazione fuga e sono in salvo, ma un vivere in continua allerta. E questo va a esaurire poi le forze del corpo, della mente. E questo infatti poi si dice si entra in esaurimento nervoso, no? Proprio sì. Perché si vive in questo stato di continua allerta. Come ci aiuta lo yoga? Lo yoga infatti è molto praticato nella società moderna, perché la società moderna è molto stressata, è tutta veloce, no? Che poi è riconosciuto anche come tecnica anche all'estero, viene praticato anche negli ospedali. Sempre di no? più, prendendo piede. Ci sono sempre di più studi, perché? Perché lo yoga comunque insegna a calmarsi, lo fa attraverso le asana, attraverso appunto l'utilizzo del corpo, l'utilizzo della mente, perché? Perché attraverso la respirazione, attraverso la meditazione noi impariamo a osservare la mente e quindi a distinguere quando i pensieri arrivano tu, come delle carrellate, ma in verità non sta succedendo niente, qui mi ricollego al discorso dello stress, perché spesso tutto avviene nella mente, quindi il rapporto che noi abbiamo con noi stessi, da come quanto noi ci sentiamo messi in soggezione da quella situazione, o messi in difficoltà, o messi non crediamo magari nelle nostre capacità, allora si crea lo stress, però in verità, ripeto, situazioni di pericolo vero non ce ne sono, basterebbe insomma rimanere tranquilli. Quindi se posso io fare certo, subito... Certo, cominciamo con la sequenza, Angela. Anche perché c'è, no, bisogna, abbiamo il tempo che è contato. Sì, e quindi... infatti l'ultima volta ho visto che era corto, ho detto questa volta... Adesso prima della pausa abbiamo 7 minuti, ce la facciamo bene, a fare intanto qualcosina. Cominciamo, sì, bene. Angela si può, una posizione molto semplice, si mette a 4 zampe, e le ginocchia distanti come il bacino. Ovviamente ricordiamo, non l'ho detto, in tutte le lezioni di yoga, come abbiamo fatto anche l'ultima volta, si parte concentrandosi un attimo, inspirando, recitando appunto l'Om, che è questo mantra che ci sintonizza alla pratica, e la mente già stacca, comincia a staccare da quella che è la routine.
Quindi questa poi è una posizione... Quindi questa è la successiva, cioè c'è la posizione iniziale. C'è la posizione iniziale. Oggi seguiamo qualche posizione che comunque nello specifico va a aiutarci per lo stress. Ok. Bene, da questa posizione Angela adesso comincerà a inspirare, aprire il petto, guardare in avanti, aprire bene le spalle, questo aiuta appunto, espirare e poi riportare dentro l'ombelico e la schiena verso il soffitto. Questo è un esercizio molto semplice che si può praticare in qualsiasi momento, quando siamo a casa la mattina magari o la sera prima di andare a dormire. Molto e se buono. Uno ha problemi però di schiena? No, può. Non c'è nessun non problema implica... qui. L'importante è non esagerare nel movimento, poi comunque ripeto, se uno ha dei problemi specifici di schiena molto importanti deve consultare un medico, questo non ci piove. Quindi qui questo esercizio è molto è buono perché comincia a dare elasticità alla colonna vertebrale, perché quando siamo tesi, perché siamo tesi? Perché siamo in stato d'allerta e il corpo è pronto a scattare per scappare e quindi per questo i muscoli si crea questa tensione. Come dicevamo, nel tempo, mantenere la tensione nel tempo può diventare cronica, può creare proprio dolore alla schiena. In questo caso, con questo movimento, andiamo ad ammorbidire, a massaggiare tutta la colonna, tutti i muscoli della colonna. E altra cosa molto importante è il respiro. Perché quando siamo in stato di stress c'è una respirazione corta, c'è una respirazione apicale, che è nella parte alta del corpo, e si va quasi in affanno subito. Mm. Mentre imparare a fare questo esercizio... Sembra questo manchi esercizio, effettivamente il respiro, no? Sì, imparare a usare il diaframma. Sì. Perché il diaframma? Perché sul diaframma si innerva un nervo, appunto, uno dei più lunghi e dei più importanti del nostro corpo, che è il nervo vago. Parte dal cervello, va a innervare molti organi interni e anche il diaframma, che è questo muscolo che è a forma di cupola e si trova tra la cassa toracica e la parte addominale. E questo è uno dei principali muscoli della respirazione, quindi noi quando impariamo a utilizzare bene questo muscolo andiamo a massaggiare in un certo senso tutti anche gli organi interni. Quindi una respirazione calma, trasmette calma, ecco perché. Quindi con questo esercizio nell'espirare l'ombelico rientra e quindi ci abituiamo a fare uscire l'aria e a muovere il diaframma verso l'alto, di modo che poi la prossima ispirazione sarà un'ispirazione più ampia, più completa. Quanto deve durare? Si può tenere anche 5 minuti, un esercizio sì. L'importante è osservare, appunto, si porta l'attenzione al respiro, perché tutti pensiamo, beh sì, il respiro è naturale. Certo, è naturale fino a un certo punto, perché in caso di stress, come abbiamo visto, è un po' meno naturale. Quindi molto importante lo yoga, perché ci aiuta a portare l'attenzione al respiro e quindi renderci conto veramente di come stiamo respirando e quindi arrivare a fare una respirazione consapevole, perché il respiro è strettamente collegato al sistema nervoso. Stavo guardando come tiene le gambe, cioè la posizione. Sì, no? Le gambe proprio sono stese indietro, la corretta posizione. E qui l'importante di questo esercizio qui è fare in modo che il respiro sia fluido, ovvero mentre si pratica non bloccare il respiro, ma fare in modo che sia il movimento ad abbinarsi al respiro. Quindi proprio una forte concentrazione sul respiro. Ok, adesso passerei alla posizione successiva, ad Mukha Svanasana, quindi puoi togliere la coperta. E è una posizione che abbiamo già visto la volta scorsa che ci siamo trovati, però questa volta la facciamo con un supporto per la testa. Perché? Perché quando la testa si appoggia trasmette più calma, è proprio una sensazione al cervello diversa, oltre a diventare meno faticosa la posizione, è anche proprio più rilassante per il cervello, è un messaggio che si dà alla mente, il semplice fatto di appoggiare. Ecco, quindi questa posizione, oltre appunto a essere indicata per chi ha problemi di stress acuto, chiaramente non è che la faccio una volta e già sto bene, sì, sicuramente avrò degli effetti in seguito, però ci vuole pratica costante per avere un beneficio costante. Ecco, perché l'ho vista fare anche senza i supporti, io questa posizione. Sì, infatti l'altra volta l'abbiamo praticata in caso appunto di... è buona anche senza, in caso di stress, però insomma se avete a casa un cuscino o dei libri su cui potete appoggiare la testa, ben venga. E l'importante è prima fare la posizione, prendere le misure e non andare a ricercare con la testa il supporto, perché sennò diventa poi tensione per il collo. Ma anche per prendere la misura corretta, come si deve fare? Ecco, se vuoi riportarti a quattro zampe, vedete,
Il mattone sta esattamente sotto il petto, nella posizione di quattro zampe, il supporto sta sotto il petto. Ecco, quindi la rivediamo quando si alza, giusto per... Ah, ecco, quindi basta puntare i piedi. Si punta i piedi, si porta il bacino in su e poi quello che bisogna fare è stendere bene le gambe, come dicevamo anche nell'altra trasmissione, di portare bene le cosce indietro. Il lavoro qui forte è delle gambe e delle braccia. Più si porta il peso indietro, meno faticoso è per le braccia. Quindi il bacino deve allontanarsi dal petto, dalla testa, per allungare la colonna. È buono anche per il diaframma, perché gli organi interni, poco a poco, rimanendo nella posizione respirando, vanno a spingere sul diaframma e quindi aiutano all'espirare, l'espirazione. E c'è un afflusso maggiore di sangue alla testa, anche questo è buono perché ossigena. Calcoliamo, ma questo ne parliamo poi magari dopo nelle posizioni. Nelle posizioni successive. Adesso, se vuoi, Angela, scendi giù, sposti i mattoni e facciamo Bhujangasana, che sarebbe, Bhuja vuol dire serpente, quindi il cobra. Ti distendi a terra, pancia in giù, ecco. Sollevi una gamba e ruoti verso l'interno, quindi l'interno delle cosce deve salire per creare spazio e lasciare spazio proprio alla zona del sacro, perché in questa posizione che andremo a vedere il sacro deve mantenersi allungato, le natiche devono mantenersi allungate verso i talloni, importante. Ok, le mani stanno in linea con le orecchie, quindi guarda. Quindi se uno mani... fa anche ginnastica, se vogliamo, certo, perché serve anche per la tonicità muscolare. Serve per, in questa posizione infatti, gliela facciamo prima fare e poi lo dico. Ok, quindi adesso porta la dobbiamo dobbiamo lasciare lì per un attimo, perché siamo già in pubblicità. Ok, va bene. Allora, lasciamo Angela. Angela, riesci a stare lì ancora un po'? Sì? Bene, allora noi andiamo in pubblicità, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio con Alizia, adesso l'ho pronunciato giusto, Alizia Murador. E abbiamo lasciato Angela lì, distesa, che si prona. Beh, ma almeno ha riposato un pochino. Sì, Angela, come sta? È stata bene nel frattempo? Ecco, sì. Ecco, adesso Angela si prepara quindi alla posizione del così chiamata posizione del cobra, che sarebbe il serpente, Bhuja. Quindi ruotare bene le spalle indietro, allontanare le spalle dalle orecchie, spingi le mani al pavimento e inspirando vieni su. Ricordiamo, le gambe sono rilassate, però quello che è importante è allungare le natiche in direzione dei talloni, di modo che non ci sia uno stress per la colonna vertebrale. Chiedo scusa, Alizia, se uno ha problemi di cervicale può fare comunque? Sempre nei limiti. Sempre nei limiti, quindi sempre chiedendo al... Sì, per la cervicale in questo caso è meglio fare questo discorso di portare dentro il mento in modo che il collo si allunghi piuttosto che sollevare il mento. Per questo dico che comunque per praticare yoga è meglio seguire un insegnante, almeno per un periodo, in modo da sapere esattamente. E anche farsi dire dal proprio medico che cosa si può fare e che cosa non si può fare, no? Sicuramente, che voi è fondamentale. Siete anche voi che dovete insegnare appunto delle posizioni, siete anche più tranquille, no? Certo, ma infatti si richiede sempre il certificato medico, sì, assolutamente. Ecco, volevo dire un paio di cose su questa posizione, perché è proprio una delle posizioni più antiche dello yoga. Angela, se sei stanca puoi scendere e poi risalire. È una delle perché è una posizione faticosa, stare lì con la schiena indietro. Noi parliamo, chiacchieriamo e ci dimentichiamo che lei intanto sta facendo la dimostrazione, sta sudando per noi. Quindi respira pure con calma, perché ricordiamo che fine dello yoga è imparare a avere a che fare con il proprio corpo e a rispettare i limiti del proprio corpo. Questo non vuol dire al primo affanno lasciare stare, perché sennò non funziona. E qui, prima che Angela torni su, faccio appunto una piccola parentesi, perché parliamo di come agisce lo yoga nello specifico. Andiamo a parlare del sistema nervoso autonomo, quindi quello delle reazioni involontarie, ok? Il sistema simpatico è quello che entra in atto, il nervoso simpatico è quello che lavora quando appunto ci sono gli attimi di allerta. Quindi lo yoga va a lavorare sia su questo aspetto, quindi sfruttando lo stress positivo, mettendo appunto nelle condizioni la persona di stare in un momento di stress per qualche istante, imparare a avere a che fare con i momenti di stress, però soprattutto va a lavorare sul sistema parasimpatico, che è quello che regola e rilassa. Ecco perché lo yoga è così effettivo. Quindi questa posizione è molto indicata per i problemi di stress. Porta bene dietro le spalle, Angela, eccolo lì, su bene il collo. Perché? Perché andiamo con
comprimere la zona dei reni, dove ci sono le ghiandole surrenali. Guardo anche come tiene le gambe. Le gambe sono rilassate, curiosa, l'importante è allungare bene le natiche. Poi ripeto, Angela, quando sei stanca scendi pure giù. E questa posizione è importante, a parte tonificare i muscoli della schiena e fare una cosa contraria a quella che facciamo normalmente, ovvero sempre andare a allacciare le scarpe, andare a prendere il libro, abbassarsi per prendere la borsa, giusto? Ecco, andiamo quindi a fare il movimento contrario, quindi diamo elasticità, tonifichiamo i muscoli, ma soprattutto andiamo a strizzare la zona dei reni dove ci sono le ghiandole surrenali, che sono le principali interessate nel momento dello stress, perché sono quelle che secernano l'adrenalina e il cortisolo, gli ormoni che vengono messi appunto in circolo quando ci sono momenti di stress. Si è visto, si è studiato, ci sono stati proprio degli studi, che questa posizione mantenuta per qualche minuto abbassa il livello di cortisolo nel sangue. Ok, se vuoi Angela, adesso vediamo. Dopo questa posizione ci si porta in Adho Mukha Virasana, quindi ci si siede sui talloni, ginocchia un po' separate, si allungano le braccia in avanti, questo per riallungare la zona della schiena, la zona lombare della schiena, quindi anche un massaggio, no? Allungo, stiro, allungo, sempre usando il respiro. In tutto questo è buono, perché chi è tanto stressato non può pretendere di mettersi subito a fare una respirazione di tecnica di pranayama, no? All'inizio si lavora sul corpo si impara a osservare il respiro. E quindi uno già si prepara per affrontare la fase successiva, no? Esatto. Che è quella della respirazione. Perché il corpo va aperto e l'attenzione va portata piano piano al respiro. Infatti, se posso permettermi, una delle degli primi effetti positivi che ho avuto io dopo i primi periodi di pratica nello yoga, si parla già di 12 anni fa ormai, è stato proprio quello di osservare che in alcune situazioni della mia vita tendevo a trattenere il respiro, perché quando siamo stressati, e tensione muscolare, giramento di testa. Esatto, invece in quest'ora e mezza che uno pratica yoga impara a osservare il respiro, a lasciarlo fluire, e questo poi si riporta anche nella vita, perché mi sono resa conto così, perché ho imparato a osservare e quindi anche nei momenti di tensione nella vita a lasciare andare. Ok, Angela, se vuoi venire su adesso ti porti in Setubandha, quindi questa mancano, volta... mi ha detto di avvisare, 5 minuti. Ah, mancano già 5 minuti, 5:37. Va bene, allora... c'è un perché Alicia mi ha detto di avvisarla, quando mancano 5 minuti. Vabbè, faccio allora una cosa veloce, non riusciamo a farla vedere oggi, però è molto buono per chi è stressato e sta tanto in piedi, stare disteso a terra, con il bacino vicino al muro e le gambe appoggiate sul muro. Quello lo possono fare tutti, è molto rilassante, soprattutto adesso che viene caldo, rinfresca e calma. Okay? Quindi mettersi in piedi, addossarsi. Distesi a terra e appoggiare le gambe dritte sul muro. Addossarsi al muro, avvicinarsi al muro con il bacino, le gambe dritte sul muro, distesi a terra con la colonna. Non vi dico niente, provatelo così sapete. Ecco, no, quello va bene anche per la circolazione. Certo, va bene per la circolazione. Quando ci sono le gambe gonfie, tutte le posizioni, è una delle posizioni. Aiutano il drenaggio linfatico, sicuramente, è buona per il ritorno venoso del sangue, e quindi anche il cuore fa meno fatica, perché è quello che è abituato a far fatica per pompare l'ossigeno, no? Attraverso il sangue al cervello. 4:36. E quindi le posizioni invertite sono importanti per questo, quindi, oltre a cambiare il punto di vista. Arriviamo alla sorpresa. Ecco, una piccola tecnica che vorrei insegnare a tutti innanzitutto bisogna sedersi con la schiena dritta. Bene. Quindi trovate una posizione comoda dove la schiena è appoggiata. Ecco, una piccola tecnica è imparare a dividere l'inspirazione in 8 parti, quindi espirare in una. Ecco, ripetere questo esercizio qui. Inspirare in 8 parti, espirare in una. Questa è una tecnica del Kundalini Yoga, non dell'Hatha Yoga, che è un altro stile di yoga che insegno, che è specifica per lo stress. Quindi questo è uno. Questa è una tecnica specifica che si può fare in qualsiasi momento, prima di un esame, prima di qualcosa di importante che ci crea stress, perché nella testa... Prima di entrare qui in studio per una trasmissione, per una diretta, perfetto. Per esempio, inspirare in 8 parti, imparare quindi a gestire il respiro nel dividerlo in 8 parti, arrivando dal basso fino in alto, e poi espirare completamente l'aria, quindi portando in dentro l'ombelico e far uscire tutta l'aria. Fate qualche minuto di questo respiro e vi assicuro che
provato. Risultato, il risultato assicurato. Sì. Mancano ancora 3 minuti. Sì, 3 minuti, caspita. Mancano sì, ancora 3 minuti. Sì. Pensavo ci volesse più tempo per la respirazione, mi ha tanto detto 5 minuti, ho bisogno di 5 minuti. E allora abbiamo lasciato sì, lì Angela. Sì, facciamo vedere giusto una cosa velocemente. Allora sì, una posizione, ecco, da qui, da seduti, in questo caso io ho un supporto. Ah. Però come vi dicevo, scendi giù. Ecco, questa è un'altra posizione, setubanda, che si può fare anche senza il supporto. Chiaramente con il supporto diventa più rilassante, ok? Ruotando bene le spalle, spingendo bene i piedi al pavimento, che qui il sacro si allunga. Mm. E poi da questa posizione si può passare con le gambe sollevate verso l'alto. E questa è una variante della posizione che appunto indicavo prima di sì, fare con le gambe al muro, distesi con la schiena a terra. In questo caso si chiama Viparita Karani, dove il bacino è più alto del cuore che è più alto della testa. Quindi c'è l'afflusso del sangue verso... I piedi vanno tenuti così in parallelo? I piedi sì, dritti così. Le gambe lavorano, si allungano verso il soffitto, quindi anche qui c'è il drenaggio, ok, linfatico. E tutte le posizioni invertite, in questo caso questa ancora di più perché avendo appunto il bacino più alto, il petto più alto, c'è questa chiusura del collo che si chiama Jalandhara Band ed è ha un effetto, è sigillo, è un sigillo così chiamato il Jalandhara Band, ed è la chiusura della gola e questo va a lavorare sulla tiroide, quindi sempre sugli ormoni, sì, e ha un effetto un po' come quando rilassante. Si fa la candela, no? Quella sì, figura. Sì, ecco. È una variante. È una variante, sì, variante della candela. Viparita Karani è una variante della candela, sì, che oggi non siamo riusciti a vedere, ma anche questa, sì, forse per chi è stressato un po' meglio questa, perché l'altra... Sì, aiuta tantissimo, però ci vuole un po' di pratica per farla. Per farla bene, sì, 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 sì. Ancora un minuto. Ostia, ancora un minuto. Ancora un minuto, perché so che lei ha tutti i minuti, no, calcolati per... Ecco, ci facciamo... Lascia pure il supporto in parte. Angela la lasciamo distendersi adesso e rilassarsi perché, come abbiamo visto l'altra volta... Lo so che con lo yoga non si dovrebbe essere con l'orologio in mano, ma... Vabbè, stiamo dando dei piccoli input, ecco. Dopo tutte le pratiche, sempre distendersi a terra in Shavasana. Perché è il momento in cui... Ecco, Angela, rifai un attimino quello che stavi facendo. Ecco, allungare bene il sacro per distendere la colonna e poi stendere prima una gamba e poi l'altra, le braccia rivolte verso l'alto di modo che le spalle si aprano, anche qui le spalle lontane dalle orecchie e il mento in direzione del petto per allungare la zona cervicale. E questo bisognerebbe adottare questo sistema. Ma io consiglio anche di... nel comune portamento, guarda che differenza, che come si appare in TV con il portamento che, no? Che ci insegna Alicia. Siamo alla fine, purtroppo. Grazie. Beh, ci vediamo in una prossima, no? Puntata, magari con un'altra lezione anche di rilassamento. Poi vedremo Alicia che sorprese ci riserva. Grazie ad Alicia Murador, ringraziamo grazie. Angela Costantini, che è bella rilassata, e speriamo di aver fatto rilassare anche voi a casa. Grazie per averci seguito e noi con la rubrica Benessere, la rubrica Family dedicata a Benessere, ci vediamo giovedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.